Buongiorno, anzi buon pomeriggio, dato che sono le 14.50. Le montagne sullo sfondo sono leggermente innevate, l'aria è frizzante. No, oggi è uscito anche un timido sole, ci sono una decina di gradi. Un camper di più perché ho acceso il riscaldamento per togliere la cosa davanti, la condensa. Ed è uno dei principali motivi per cui vorrei utilizzare un, come si chiama, l'oscurante davanti. In questo modo la mattina si può partire senza dover pulire tutta la condensa, che è una rottura di scatole. L'oscurante esterno può essere anche utile per il freddo, perché comunque il vetro ha un grosso, una grossa, avete capito? Insomma, c'è una dissipazione del calore, non dissipazione, comunque tramite il vetro si perde calore che dovrebbe restare all'interno, e questa cosa accade anche in estate, ma ormai questo non è il problema, non è più per il caldo all'esterno verso l'interno, ma per il caldo che si produce, che produce il vebasso e viene espulso fuori da un punto in cui non deve. Vabbè, continuo il mio discorso di prima, che in realtà non c'è, non so cosa dire, solo per dirvi che da davanti, guardando il Ducatone da davanti, si nota un pochino l'inclinazione della gomma, oppure solo una cosa mia. Quindi l'obiettivo di oggi è cercare un gommista che non mi chieda 300 euro per fare la convergenza, e oltretutto devo andare su Google Translate a cercare, come si dice, convergenza in inglese, perché potrebbe essere un leggero problema spiegargli: sorry, the wheels are a little bit inclinated inside. Quindi, insomma, e niente. Vediamo se mi offrirà una cifra onesta o se mi chiederà una barcata di soldi. Nel secondo caso mi farò io il cambio delle gomme, e la convergenza la farò poi quando tornerò da un gommista in Italy. Ah, un'altra cosa che devo fare oggi, assolutamente importante, oltre a trovare uno spot per questa sera: cercare del c***o di caffè, perché prima ho usato il caffè, quello che vendono loro, ma non è fatto per la moca, quindi no. Il loro caffè costa tipo 3 euro, quello italiano classico, comunque avete capito, il caffè per la moca, 10. Ma il problema non è il costo, perché se l'avessi saputo quando l'ho trovato tipo 3 settimane fa, un mese fa, ne avrei comprate 15 cose. Il problema è che non si trova. Non è che dici, vabbè, costa caro, non lo voglio comprare. Non si trova proprio. Anche a 20 euro a scatola, non si trova. Adesso sono qui a Fisness dovrebbe chiamarsi. C'è un Eurospar e vado a cercare se ce l'hanno. Speriamo, perché il caffè non è importante, è fondamentale. Cazzo, c'è la coda. Minchia, c'è troppa gente per i miei gusti. C'è il virus. Minchia, quanto virus. Allora, dove parcheggio? Okay, c'è un vecchietto che esce a caso. Ciao, mezz'ora. Superato. Ma ce la fa questo? Ah, no, è una tipa. Minchia, zia, ma va in bocciofila. Con tutto il rispetto, però. Bene, andiamo a cercare il coffee. Ti lascio qua, piccola scheria, va bene? No, lo so che sei un po' arrabbiata, ma resterai qua. 10 euro. Però è l'unico che c'è, e non ci sono alternative, credo. Allora, ho speso la bellezza di 1236 NOK, che sono 120 euro, per comprare alla fine un c***o, perché come potete vedere ho preso 3 cose di caffè, formaggio, 2 cose di prosciutto, 100 grammi di salmone, un pezzo di carne, pan carré, latte, questo per lavare i vestiti, insalata, Nutella, il pane per fare gli hamburger, l'olio extravergine, gli hamburger, basilico, un coso di succo di frutta e un coso di ketchup. Bon, finita. Sì,
vivere in Norvegia è veramente molto molto caro, il loro stipendio medio è molto più alto rispetto al nostro, e quindi per loro non è un problema. Per una persona normale che ha un reddito normale, venire qua, insomma. Però va bene così. E ora metto a posto tutto. Questa è la vista dal supermercato, dal parcheggio del supermercato. E poi boh, vediamo. Raga, ho fatto la spesa. 120 euro così, ho preso due cazzate. Ok. Caramelle, droga. Sono veramente una roba. Non si può continuare così. Vabbè, comunque vado a cercare un gommista. Sono a Fisnes. Ma si chiama Fisnes? Continuo a chiamarlo Fisnes, ma secondo me non è così. No, Fisnes. Fisnes. Vediamo cosa trovo. Comunque convergenza. Convergenza. In inglese è convergence. Non riesco a parlare, cazzo. Convergence. Quindi adorai dico convergence. Ma perché non riesco a parlare? Sorry, I need a convergence on my home on wheels. Poi mi dirà bella bro, per te che sei influencer gratis. Mister Yari Ghidone. Ok. Ecco i pezzi che mi ha inviato Fiamma. Devo solo capire se... Ok, è il destro. Perché non so come lo intendono loro. No, è il sinistro. Allora, vi faccio vedere il pezzo che si è rotto. Anzi, prima però apro quello nuovo. Oh, l'hanno fatto in alluminio. Non so se mi abbiano inviato quello di alluminio perché sanno che io sono un po' un animale, oppure se sia di serie sempre. Però sull'F80 di 2 anni fa era, come potete vedere, in plastica. Questo pezzo qua si è rotto. Io adesso lo cambio. Vedete, si è rotto questo pezzo qua sotto, che per questo motivo qua non riesce più a stare all'interno la gamba del tendalino, questa qua, vedete, questo è il fondo corsa, ma senza la parte sotto ovviamente lei esce. Quindi adesso lo appoggio un attimo qua, sicuramente cadrà. E boh, pinze, mio cugino, che tanto con le pinze si fa tutto. E vediamo. Ah no, c'è un modo molto più semplice. Si può molto più semplicemente togliere questo. Ok, questo si sfila. Ah sì, anche perché c'è la placca dietro che lo tiene, giustamente, che scemo. Io questo adesso lo tolgo e metto la piastra all'altro. Ah, vedete? Quando è fermo sta così. Quando io lo tolgo c'è il fine corsa e la gamba può scendere. Ok, fa questo movimento qua. Solamente che facendo questo a volte non si apriva completamente. Tu sforzavi qua ed essendo questo in plastica nel modello precedente arrivava a spaccarsi alla fine. Ok. Ok.
Bisogna solo capire il punto esatto, che dovrebbe essere questo. Ok, e ora chiudo. Boom! Direi che questa poi fa così. Qui è molto... Perché è così ballerina? Forse perché è nuova. Sembra quasi più grande, ma forse meglio perché così viene via meglio. Sì, da sta parte non fa il blocco, ma il blocco evidentemente basta di là. Ok, problema tendalino risolto. Fiamma me ne ha inviati due, casomai dovesse rompersi anche questo. Sono tranquillo. Quindi un grazie speciale a Fiamma che mi ha inviato questo pacco tramite FedEx. Ci ho messo un pochino, però tramite il mio giro che ho fatto non è stato un problema. Boh, a sto punto spero che piova, così posso utilizzare di nuovo il tendalino con un senso. Cosa dire? Allora, vorrei cambiare le gomme. Vorrei fare il cambio davanti e dietro, perché... cioè, questo non risolve niente, nel senso che se io non faccio la convergenza e cambio le due gomme davanti con le due gomme dietro, semplicemente vado a consumare le ruote dietro, che hanno molto più battistrada. Si consumeranno male comunque, perché se io non faccio la convergenza il problema non si risolve facendo il cambio davanti e dietro. Però avendo più battistrada posso fare più chilometri. Voi mi direte, ma così le gomme poi le butti? Le gomme le butterò comunque perché sono a quasi 20.000 km e quando tornerò in Italia ne avrò fatte 25-30.000. Non ho mai fatto più di 30.000 km con un treno di gomme. Non ha senso, anche perché queste, a maggior ragione, essendo gomme invernali chiodabili, devono essere spesse. Cioè è inutile mettere delle gomme invernali, che siano chiodabili o meno, ma delle gomme termiche consumate non fanno il loro lavoro. Quindi a prescindere da quello che è successo, io le gomme le cambierò comunque quest'inverno, quando sarà. Adesso non so che gomme metterò, però le cambierò comunque. Quindi vorrei approfittare di questo tempo, che sembra stabile, per fare questa roba qua. Quindi dovrei mettere un crick davanti, un crick dietro, e fare questo procedimento per questo lato qua e anche per l'altro. Quindi crick lì, tolgo una, tolgo due e faccio il cambio. Dall'altra parte ovviamente uguale. E adesso non si vede perché è la parte interna che si è consumata, comunque si nota tanto, forse anche con la GoPro. Vabbè, adesso vedo un attimo, magari prima tiro il freno a mano, perché è una cosa che... sapete quelle cose che dici, poi lo faccio, e il freno a mano non tira, non tiene più un cazzo. Ok, allora, questo è il cavo del freno a mano, ora è molle perché non è tirato. In poche parole, qua c'è un dado, dov'è qua? Qua c'è un dado e qua c'è il controdado. Devo mollare questo e poi stringere questo e stringere quest'altro. Quindi questo, in poche parole, sarà leggermente più tirato. Questa è tutta la corsa che ha. Adesso vediamo, farò delle prove con un giro e poi un altro e boh. Si prova. Si prova. Qualcuno di voi mi ha detto che è un accento, il mio accento piemontese fa ridere. Che cazzo. Oh madonna. Pronto. Sì, no, niente, era il corriere. Sto aspettando una chiamata dal mio amico, però non mi chiama. È più difficile da reperire di una bella figa. Bella figa swag. Quindi come cazzo si gira? Ma io, tra l'altro, forse con delle chiavi questo lavoro si fa meglio, eh. Potrebbe essere un'idea prendere le chiavi e non le pinze.
Poi c'è questa qua che è la protezione del vebasto, che è veramente un po' in mezzo al c***o. E dai, madonna. Dio, madonna. Ma che c***o è? Pronto? Ok, gente, dovremmo esserci. Ho usato un po' un metodo a mio cugino, ma dovremmo esserci. Purtroppo qui non c'è una discesa, quindi non posso fare altro che mettere in moto e fare una prova andando ad accelerare leggermente. Sembra andare meglio, forse devo dargli ancora una tirata. Boh, vabbè, adesso faccio delle prove. Prima bisogna smontare le gomme. No, in su, vero? Ah no, però devo togliere, aspetta, devo togliere la marcia e mettere... Non mi ricordo, è un po' che non lo faccio. Madonna, un gioco da ragazzi. Oppure erano chiuse male. Ok. Mamma mia, che top. Adesso lo facciamo con la ruota dietro. Ma a stella anche quando si smontano? Secondo me non chiuse male comunque. Magari una controllatina ogni tanto gliela do, eh. Allora, devo prendere l'altro cricchetto. A parte che l'attacco mi sa che è sempre lui, vero? Sì. Solo che qua non mi ricordo dove l'avevo messo. Allora, o lo metto sotto la balestra, che è sicuramente un punto di ancoraggio tranquillo, oppure sotto l'asse. Sotto l'asse, perché questo qua sembra un punto di ancoraggio, ma lo stavo piegando l'altra volta, sbaglio, è lui, no, forse è lui. E se io lo alzo qua dalla balestra? Io lo alzo qui dalla balestra, scusa. Sa, ma un filo d'olio qua? Potrei anche metterglielo, per esempio. No, perché non ho centrato il buco? Che due palle. Cioè, una cosa devo fare, centrare il buco. Perché nella balestra c'è un buco dove può infilarsi il crick. Solo quello devo fare io, e girare. Vabbè. Devo dire che ho un po' d'ansia. Via, Shri, via, via, via. Ora non le stringo ancora, metto quella dietro.
anzi ve la faccio vedere, non so se si vede, questa è la parte interna, non si vede, ed è parecchio più consumata. Allora io la metto dietro, resta sempre interna, per carità, però almeno davanti c'è una gomma, quella che prima era dietro, che è meno consumata. Questi li inserisco a mano, li chiudo leggermente, abbasso il ducatone e poi li chiudo come mi avete insegnato voi, perché l'altra volta li avevo chiusi, a parte che non li avevo chiusi a stella, cioè chiudere prima non uno dopo l'altro ma a stella, e poi l'avevo chiuso a motore a mezzo alzato. Probabilmente dietro non è un problema, davanti con le marce, con il cambio, mi ricordo dei rumori un po', insomma, non è una cosa carina. Non vi so spiegare perché a livello meccanico, ma da quanto ho capito non è una cosa da fare. Però, sbagliando si impara, probabilmente avrò fatto un sacco di errori anche questa volta, forse mi auguro meno. Quindi se ho sbagliato qualcosa non arrabbiatevi, fare il meccanico non è il mio lavoro. Altrimenti farei il meccanico on the road, ma meglio di no. E quindi se si sbaglia si impara. Adesso chiudo leggermente. Stella o non stella, penso che sia indifferente, tanto gli do giusto un colpettino. Ok. Do una controllata anche davanti e poi abbasso. E abbasso davanti, abbassarlo è un attimo perché col cricca bottiglia con questo qua un po' di più. Allora, da una parte ho finito, adesso lo faccio dall'altra. Devo dire che sono stato molto più veloce della prima volta, ovviamente non è ancora finito, devo chiudere tutto, devo abbassare e poi posso riprendere dall'altra. Teoricamente per abbassare il cricca bottiglia, tolgo questo che non mi serve, devo girare questo. Ok. Cric tolto, è veramente comodo, vi faccio vedere come funziona molto semplicemente. Qui c'è una valvola di sfogo che va chiusa quando si vuole alzare il cric con le pinze. In questo modo io faccio così, vedete che piano piano lui si alza, lui arriva qua. Questo qua è una prolunga, e meno male che c'è, perché altrimenti non sarebbe bastato questo. Non è molto alto, alzato tutto arriverà tipo qua, però con questa prolunga sono riuscito, vedete, si allunga di 5-6 cm. Ci sono, questo è da 4 tonnellate al Biltema, ne ho trovati da 2, 4, 6, 10, 15 e 30, probabilmente quelli da 10 in su sono più grossi, più alti, però 4 tonnellate per alzare da un lato il ducatone va più che bene, perché pesa 3 tonnellate e mezzo, e volendo con 4 di questi potrei alzare completamente il ducatone senza problemi. Non penso lo farei mai, però volendo lo potrei fare. Allora, quello che mi resta da fare adesso è chiudere di qua. Chiusura a stella vuol dire che devo fare 1, 2, 3, 4 e 5, quindi 1, 2, inizio da qua. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Altra controllatina. Ok, prossimo acquisto, una chiave dinamometrica. In questo modo si può chiudere correttamente con il giusto serraggio i dadi, la ruota. Adesso li ho fatti a mio cugino finché non ne avevo più. Devo dire che questo è stato veramente un grande acquisto e ci tengo a ringraziare Olaf per quanto mi abbia dato un consiglio banale per tanti. Io non me ne intendo, e capite bene che la leva che posso fare è ben diversa. Cioè, se io adesso provassi a chiudere tenendo qua o tenendolo qua, cambierebbe tantissimo. Questo qua ero anche riuscito a piegarlo, quindi grazie Olaf per il mega consiglio. Per molti alcune cose sono banali, per altri
Assolutamente no, ognuno ha le sue passioni, ognuno ha le sue... insomma, io mi metto a parlare di fotografia, posso dare per scontato tantissime cose e altri si perderebbero appena inizio a parlare di tempi di scatto, diaframma o ISO o focale. Quindi ognuno ha il suo, cerchiamo sempre di non essere quelli so tutto io, perché nessuno nasce imparato e neanche voi che ora sapete come smontare perfettamente una ruota, lo sapevate quando avevate 6 mesi. Ovviamente questa non vuole essere una polemica, ma vuole essere un modo per ricordarci, per ricordare a tutti, me compreso, che dobbiamo sempre tenere a mente da dove siamo partiti. E mai atteggiarci da quelli che sanno tutto, perché tanto è un atteggiamento che non porta da nessuna parte. Dopo questa perla, monto il trick di qua. Penso proprio che andrò al Biltema e ne comprerò un altro a bottiglia, perché cazzo è stato veramente comodo. Devo mettergli un po' di UD40. Faccio solo un test di qua perché mi sa che non ho stretto abbastanza le... i dadi da sto lato e non voglio far cagate, quindi no, ok, le avevo chiuse abbastanza, quindi ora infilo la mano qua. Di nuovo a stella, quindi. Ok, ammetto di essere un po' stanco, ma anche contento, perché lo sapete, il camper è la mia casa e... più uno è in grado di essere autosufficiente, quindi mettere mano su tutto è meglio è. Uno può comprare il camper ed essere così fortunato che non gli succede nulla. Uno può essere così sfortunato che ogni giorno gliene capita una. Però ci sono talmente tante cose da sapere che è impossibile saper tutto. Io non sapevo praticamente nulla, però piano piano ho imparato, sto imparando come gestire alcune situazioni. Potrà far ridere, sono contento perché ho smontato 2 gomme e vabbè, sono contento. No. Che cazzo è successo? Ma che cazzo, ha mollato? No. C'è un pezzo di... Ma com'è possibile? Ah, bene. Ah, perché cioè sto crick di merda praticamente tutta la forza grava su questa filettatura. Quando la filettatura si rompe, qui non c'è nulla che tiene
questo all'interno. A furia di... Cioè, no, non credo che sia una cosa normale. Ok, i lavori finiscono qua. Meno male che è successo adesso, mentre lo stavo alzando, perché se fosse successo con tutte e due... vabbè, non pensiamo, ci sarebbe successo un bel casino. Eccolo qua il pezzo. Secondo me è il pezzo della filettatura che c'è qui all'interno che si è mangiato. Che merda! Ciao gente, come state? Tutto bene? Allora, io oggi sono contento perché ho imparato un po' di cose. Ho cambiato le gomme a sinistra. Sinistra dietro l'ho messa davanti e sinistra davanti l'ho messa dietro. Avrei voluto fare la stessa cosa con il destro, ma come avete visto, spero di aver ripreso la scena con il telefono. Come avete visto, il Creek ha deciso di abbandonarmi, non sul più bello, ma prima, per fortuna prima, perché sennò sarebbe stato veramente brutto. Quindi, evidentemente questi Creek non sono il massimo dell'affidabilità, perché se fosse successo con tutte e due le gomme via, sarebbe stato veramente un puttio, cioè da mettersi a piangere e basta. Sì, probabilmente sarei riuscito a tirarlo su con un trattore, con qualcosa, ma avrei fatto dei grossi danni al disco, alla parte davanti, forse braccetti, vabbè, non lo so. Comunque, diciamo che è andata bene così. Quindi, vorrei fare più avanti un video riguardo sulle cose da avere in caso di bisogno, quando si resta piantati, quando si buca una gomma, quindi pale, corde, catene, strop, piastre da sabbia, da neve, eccetera eccetera, perché secondo me tante cose si danno per scontate e in tante situazioni possiamo cavarcela da soli. Ovvio che in certe situazioni, come l'altra volta che ero in mezzo metro di fango, no, non si può fare, però in tante situazioni con l'attrezzatura giusta riusciamo a cavarcela da soli, anche perché in alcuni casi magari c'è il trattore vicino, c'è il pick up, eccetera eccetera, in altri siamo veramente inculati. Essere come si dice, autosufficienti è la cosa più importante e più bella. Sono in un posto pazzesco, ci sono delle montagne sullo sfondo che fanno paura e quasi quasi mi fermo e metto la GoPro davanti. Domani, forse l'ho già detto, non lo ripeto, andrò a cercare un Creek, andrò a cercare anche un gommista per fare la convergenza e cercherò il Biltema per comprare il Creek, oppure altri negozi, vabbè, che no. Insomma, un Creek a bottiglia da 4 tonnellate credo che sia abbastanza facile da trovare, però vediamo. Anzi, dopo guardo su Google dove c'è un Biltema qua vicino, sicuramente quando andrò a Tromso ci sarà e vedremo. Metto la GoPro davanti perché c'è una situazione di luce, tutto veramente incredibile. Questo posto pazzesco grazie a Park for Night. C'è solamente un, non so che mezzo sia, piccolo. Guardate che acqua, guardate che roba pazzesco. La smetti, scendi, basta. Ma c'è la legna, quasi quasi un fuocarello mi sa che ci scappa.